Allora, eccoci di ritorno, andiamo con l'ultimo segmento. Domani, finalmente, dopo tanto lavoro, dopo tanto desiderio da parte di molti, si concretizza una realizzazione. E precisamente in Contrada Molara, che praticamente si trova sulla strada che porta al Bosco di Santo Pietro, dopo l'incrocio di Ponte Gallo, sulla sinistra, ecco, imboccando la Caltagirone Mare. Sulla sinistra, circa 4 chilometri, in Contrada Molara, è stata realizzata un'area attrezzata che mi dicono essere eccezionale, bella, ben attrezzata e sarà opportunamente gestita dalla forestale che ha contribuito a realizzarla, diciamo che l'ha realizzata. E questa è una delle cose che ha accarezzato per la propria realizzazione la responsabile della CISL del Calatino, Angela Tasca. Diamo il benvenuto a lei. Intanto, buonasera, Buonasera, grazie di essere qui con noi. grazie Intanto, come stai? Da parecchio non ci si a lei. Da vede. tantissimo, vero? Rilassata dopo le Beh, non vacanze? tanto, sì, rilassata dopo le vacanze, però adesso, insomma, andiamo, si va, Allora, cosa si ho va. detto di errato in questa cosa? Io ho E fatto un piccolo incipit, vediamo un po'. sì, no, Continua nulla, tu. nulla di errato, finalmente dopo 2 anni e domani verrà inaugurata questa area attrezzata che è stata realizzata sotto la progettazione dell'azienda foreste demaniale di Catania con la direzione dei lavori dell'ingegnere Garigali, ma anche con il supporto del distaccamento forestale di Caltagirone ed è stata realizzata soprattutto grazie al lavoro veramente fatto con passione. Ecco, molte volte i lavoratori forestali vengono giudicati esclusivamente in maniera negativa e posso essere e sono testimone che questi lavori della realizzazione di questa area attrezzata sono stati realizzati veramente con passione da questi lavoratori forestali dell'area manutenzione. Quest'area, diciamo che ha attraversato delle vicissitudini perché la realizzazione, ecco, non è avvenuta in maniera molto semplice. Basta pensare che i lavori sono iniziati nel lontano giugno 2011 e che nel novembre del 2011 i lavori vennero sospesi in via cautelativa perché fu presentata un'interrogazione, non so se la ricordo, un'interrogazione comunale da parte del consigliere comunale Luca De Caro allora. Ah, di quella polemica, Tutta ricordo. quella polemica, tutta quella polemica per interrompere questi lavori, ovvero vi era il sospetto che i lavori fossero realizzati non tenendo conto delle peculiarità ambientali, quindi contro quello che Riserva, erano cose e compagnia, no? riserva e ci fu un consiglio comunale Animato. piuttosto infuocato, dove alcuni consiglieri, ricordo Garofalo, Pubirenti, presero le difese rivendicando la bontà e l'utilità di questo lavoro. E la mia presenza è proprio per finalmente, ecco, dare una nota positiva del lavoro forestale, perché da anni il sindacato, quindi non Angela Tasca soltanto, CGIL, CISL, UIL, lottiamo affinché il sistema forestazione sia utile e produttivo. E questo è un esempio concreto finalmente di produttività e di fruizione pubblica. Ecco, quindi i lavoratori forestali che sono impegnati non soltanto nella difesa dell'ambiente, quindi molte volte realizzano delle opere non visibili materialmente, non tangibili, questa in realtà è un'opera che viene consegnata alla comunità di Caltagirone, che può costituire, speriamo che il comune di Caltagirone inserisca poi questa area attrezzata in quelli che sono gli itinerari turistici di Caltagirone, perché naturalmente servirà anche all'economia, servirà anche all'economia. Intanto è fondamentale, ecco, per il luogo, perché è effettuato all'interno del Bosco di Santo Pietro, tante volte ne parliamo che deve essere un'area valorizzata, che purtroppo non lo è. E quindi sicuramente rappresenta un esempio concreto.
diventa anche un luogo dove le famiglie possono trascorrere in maniera molto serena, ecco, le domeniche, ma anche un luogo dove le scuole, gli alunni possono prendere contatto, ecco, con la natura. Tra l'altro quest'area attrezzata, l'invito, ecco, domani di partecipare non soltanto la partecipazione dei Domani venerdì alle lavoratori 10:30. alle 10:30, sì, che verrà inaugurata Venerdì. venerdì alle 10:30 con la presenza del dirigente dell'azienda Foreste Demaniale di Catania e Torre Foti, la presenza del sindaco, del vice sindaco, e quindi la partecipazione, spero, ecco, della Sarà banda cittadinanza. musicale pure, Questo non lo so, non compete a me capire, non lo può so darsi, se c'è la sinceramente, presenza di tutte queste non lo so, autorità vuol dire che... non lo so, ecco, sicuramente hanno garantita la loro presenza, però bisogna dare atto che nel momento in cui con il direttore dei lavori, ecco, perché ho seguito, ma voglio dire anche CGIL, CISL, UIL, io in maniera un po' più particolare, ecco, perché l'ho presa a cuore questa situazione, ma anche perché bisogna valorizzare. Ecco, quando ci sono delle cose positive parliamo sempre in maniera negativa, invece le cose positive bisogna metterle in risalto e che possano essere stimoli, ecco, a fare sempre di meglio. Quest'area attrezzata con la presenza di barbecue, dell'acqua e tra l'altro un sentiero che poi arriverà alla fontana del cacciatore, della quercia, insomma sicuramente è un modo di conoscere e di vivere bene il nostro Di vivere il territorio bosco di e Santo di vivere Pietro. il bosco di Santo Pietro. Diciamo che per i più magari che conoscono il Parco Ronza all'uscita di Piazza Armerina, tra Piazza Armerina ed Enna, ecco, è un esempio, diciamo, Esempio, no? Dovrebbe sì. essere quello. Anche perché nella progettazione, ecco, l'intenzione dell'azienda forestale poi è di ampliare, quindi hanno realizzato il parcheggio, ma poi anche di realizzare un parco gioco per i bambini. Quindi sicuramente può Diciamo la diventare responsabilità gestionale per ora è della forestale, della forestale, sì, quale perché il garantirà comune. anche la tutela del patrimonio Speriamo, ecco, ambientale. io quello che mi auguro è che molte volte vengano realizzate delle opere, tra virgolette, perfette, per carità la perfezione non esiste, però che purtroppo poi non tutti si comportano, soprattutto i fruitori, in maniera civile. Quindi spero che questo luogo venga tutelato e venga conservato in tutta la sua bellezza. Confido, ecco, che i fruitori non ne facciano un cattivo uso, quindi lasciando rifiuti, ma avendo la buona abitudine di prendere e di portare, ecco, quello che sarà negli appositi contenitori, perché lì purtroppo non sarà prevista al momento la raccolta dei rifiuti. Quindi qualcuno deve portarseli, diciamo. Ma diciamo che questa dovrebbe essere la norma. Io non penso che a casa sua siamo abituati a No, buttare la spazzatura a casa a casa, no? La buttiamo assolutamente. nella spazzatura e quindi Ma le poi stesse vicino. norme che rispettiamo a casa le dovremmo anche rispettare E quindi la all'esterno. spazzatura dove consigliamo di portarsela poi? Ma la Oh, voglio dire. consigliamo giustamente di portarle dove ci sono i cassonetti centro abitato, dove normalmente conferiamo i nostri Ho rifiuti di casa. detto questa peculiarità che i cassonetti che sono stati collocati a Caltagirone si aprono con le mani, non più con i piedi. Sì, L'ha notato questa? certo, Eh? sì, l'ho E qua, lei notato. quando va a conferire si mette i guanti oppure no? Oppure c'ha la mucchina sempre in macchina per pulirsi subito Va bene, questo dipende, lei sa benissimo che le mani? Oppure la fa il lancio dita. come No, normalmente? non è No, il nelle mie lancio. abitudini, guida. Stia tranquillo che non è No, ma nelle io sto mie dicendo. abitudini. Purtroppo, per fortuna, non lo sappiamo, cioè aspettiamo, ecco, è cambiata la gestione, è cambiata la Eh sì, ma i dita. cassonetti che si aprono con le mani. Ci I cassonetti sicuramente sarà non un è. servizio vicino a ogni centro di conferimento, come quando si fa la pompa di benzina, no?
cioè i guanti, cose, quindi sarà, il servizio sarà attrezzato in questo modo, ritengo. Io me lo auguro, questo è un ottimo suggerimento da parte sua, perché no, mettere dei guanti potrebbe essere anche una soluzione, però io penso che qualsiasi atto che compiamo nella nostra quotidianità si deve buttare la spazzatura, voglio dire, cioè, so che sto andando a buttare della spazzatura, se ho bisogno dei guanti, non credo che sia... ovvero è un problema, si può risolvere, si possono trovare le soluzioni. Mi scandalizzo di più dal fatto che gente lasci la spazzatura al di fuori dai cassonetti. Certo. Questa è l'inciviltà, mi scandalizza un po' di più rispetto. Il problema è che appunto aprire i cassonetti, che solitamente sono molto sporchi, diciamo, anche a lavarli una volta alla settimana, sono sempre. Voglio dire, anche un ottimo suggerimento. Va bene, voglio dire. Suggerimento, sì, quello di mettere dei guanti, un seggetto, la ditta potrebbe fare la stessa cosa, diciamo. Ecco. Perché no? C'è stato un imballamento di telecamera, naturalmente, non so perché, ma comunque. Non ho capito. Neanche noi. No. Quindi, Angela, va bene, quindi. Non ci saranno cassonetti là predisposti, no, la parte di scherzi. Non sarà, diciamo, previsto, no, non penso proprio che saranno previsti. Anche. A mio avviso. Penso di sì, ecco, essere, vediamo intanto. Cioè, dovrà essere in crescita questa cosa, in progress, saranno attrezzati. Perché esattamente. Mi sembra improprio che praticamente là bisogna portarsi la spazzatura. Esattamente, esattamente, però non possiamo neanche pensare che la raccolta venga poi giornalmente, ecco, siccome sarà aperta quotidianamente, ecco, dal momento in cui strada facendo si vedrà cosa fare. Perfetto, diciamo, è importante ecco, che finalmente sia diventata di fruizione da parte di tutta la cittadinanza di Caltagirone. Spero, ecco, che possa attrarre anche persone di fuori, ecco, penso anche ai Boy Scout, penso a coloro che si dedicano nelle cose con la bicicletta, cioè voglio dire, vari utilizzi. Sì. Poi volevo anche... Sì, domani, ecco, per un altro versante, domani sera in Piazza Municipio, così come previsto. Questo ne parliamo dopo. Tanto va bene, d'accordo. Vorrei qualche notizia anche sui comunali, sulla funzione pubblica, dato che ho due sindacalisti, due nel senso che ora sto presentando anche l'altro. Allora, sì. Benvenuto a Felice Barelli della Filca CISL Edili. Per un momento eravamo in panico con la segretaria Angela Tasca, perché tutta una volta abbiamo trovato la sedia vuota, per cui dico, e ora come continuiamo? Per cui, buonasera, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Come? Grazie a voi per l'invito, e avete dato un bel tetto a tetto, quindi non credo che vi sareste annoiati anche in mia assenza. No. Ci sono argomenti che io così approfitto quando ho delle autorità davanti, e Angela Tasca, per il ruolo che ricopre, indubbiamente, essendo responsabile della CISL territoriale, voglio dire, posso anche toccare argomenti che esulano dal, ma nel contempo riguardano anche il sindacato. Quello della raccolta dei rifiuti è un problema dei sindacati, quello degli stipendi dei comunali e delle associazioni o società che collaborano con la struttura comunale, tipo gli assistenti sociali o quant'altro. Una cosa che subito dopo tornerò, ma lo faccio perché, ecco, ne riconosco la valenza, e quindi poi so perfettamente che lei da questo punto di vista è molto afferrata, quindi segue un po' tutte le ramificazioni, dove è presente, dove è giusto che sia presente anche il sindacato. Allora, Felice Barelli della Filca CISL Edili. Stasera lo abbiamo invitato, lo abbiamo disturbato, perché indubbiamente ci mette un po' di apprensione. Sto parlando dei risvolti di natura giuridica che stanno assumendo le ditte che hanno effettuato dei lavori per il lotto e la variante di Caltagirone sulla Licodia Libertinie. Ecco, c'è stato un provvedimento di natura giudiziaria, ci sono stati degli arresti. Ecco, volevamo capire, ecco, cosa è successo intanto, uno, e poi dal punto di vista strettamente sindacale, ecco, questo appalto che inseguiamo da circa 20 anni
e che finalmente forse potrebbe vedere. Ogni tanto arriva e dice: sospendono i finanziamenti. Ma come si sospende un finanziamento? Voglio dire, è un cantiere che seguiamo da tantissimi anni, un vecchio progetto maturato negli anni 70 dall'allora Democrazia Cristiana, dal senatore Francesco Parisi, e che sta vedendo concretezza, diciamo. Per cui ci mette ambasce quando vediamo che ci sono problemi attorno a questa grande opera, perché certamente è una grande opera. Ma guardi, Cosa è successo e quali possono essere le preoccupazioni in questo momento dal punto di vista sia del completamento dei lavori, ma prima ancora, oggi più che mai, per gli aspetti occupazionali? c'è un intervento da parte della magistratura per quanto riguarda alcuni subappalti e infiltrazione mafiosa, dove noi lasceremo fare tranquillamente il suo lavoro alla Mi sembra magistratura. giusto. Come organizzazioni sindacali cerchiamo di tutelare quello che è l'occupazione e l'interesse da parte del lavoratore, e sino ad oggi abbiamo una certezza data in mano stamattina che i lavori non verranno interrotti, quindi continueranno con i nuovi amministratori e saranno portati avanti. La cosa che ci conforta oggi, Erano gli amministratori delle società che stanno realizzando tutto sì, perché questo questi sono nati, lavoro? quindi essendo nati ha un responsabile dell'ATI, quindi l'amministratore dell'ATI. La cosa che ci conforta fino ad oggi, almeno fino a quest'ora che siamo qua, è quella di non un sequestro da parte della magistratura del cantiere Non e è neanche preventivabile, un diciamo. ordine da parte dell'ANAS di sospensione dei lavori in attesa di verifiche o svolte di quanto riguarda questo. Abbiamo avuto garanzie oggi pomeriggio che i lavori riprenderanno con nuovi amministratori, perché sono stati interrotti temporaneamente stamattina, però come organizzazioni sindacali noi teniamo il fare acceso su questo cantiere in modo tale da Perché poter vi hanno tutelare assicurato che i lavori non i saranno lavoratori. interrotti. Fino a stamattina sì, perché hanno continuato a lavorare e stanno lavorando regolarmente, quindi non c'è niente che faccia supporre una chiusura del cantiere. Gli ho detto, siamo in fase evolutiva giornalmente di quelli che sono i fatti, di quelle che saranno le decisioni che prenderà la magistratura e l'ANAS in sé per sé, però tenendo conto di quello che è il cantiere posto oggi, tutto porta a pensare che i lavori continuano fino a determinare la fine di questo benedetto cantiere. Sperando che non rimanga un'altra cattedrale nel deserto, Speriamo di no. perché lei diceva bene, noi stiamo realizzando un lotto centrale che sarebbe il secondo, che non ha un utilizzo e non servirà a niente Se non sarà se non sarà completato, completato sarà col primo e raccordato terzo con. lotto, perché diventa un tratto di scorrimento veloce importante per il centro Sicilia, perché permette di collegarci col palermitano da Con la Enna Catania-Palermo. in modo molto più veloce e risparmiando chilometri. Però realizzare una variante a Caltagirone, dopo che Caltagirone ha una via di fuga, sta facendo un doppione che non porta a niente se Non non ci tocchiamo sono gli altri due quest'argomento, lati. non E tocchiamo quest'argomento. non lo tocco, se lei non lo tocca, non lo No, tocco. l'abbiamo già sviscerato, però ostinatamente qualcuno ha voluto portare avanti questi lavori, si è mossa anche Legambiente, voglio dire, abbiamo evidenziato tutto lo sventramento che è stato perpetrato Ma lei sa nella meglio. zona praticamente archeologica, paleolitica, cosa che se ne poteva anche fare a meno, diciamo, no? E anche economizzare ancora di più. Con questo Questa cantiere. nuova striscia di cemento armato che sarà doppione della via di fuga, diciamo. No, allora se viene realizzato non è un doppione alla via di fuga, perché Beh, c'è una parte che è un non doppione. toccherà C'è un Caltagirone. doppione Non che è via toccherà di fuga. Ci Caltagirone. voleva una variante soltanto. No, Lei mi ha Caltagirone. invitato a parlare. Sì, ma allora il Ci voleva doppione, il se raccordo lei. alla via di fuga. No, se lei pone il problema per quanto riguarda il lotto singolo, gli posso dare pure ragione, ma completando l'opera non è una via di fuga, perché io che vengo da San No, Michele per raggiungere. mi sto spiegando male. Il tratto della via di fuga, con una variante del progetto, poteva essere inclusa in questo progetto che sta per essere concretizzato. No, Perché no? perché quella è una strada a scorrimento veloce dove non toccherà Caltagirone. La variante è una circonvallazione esterna a Caltagirone, cioè chiamiamolo con nome e cognome, perché la variante che c'è attualmente su Caltagirone con Diventerà semafori e certamente una quant'altro è una circonvallazione. circonvallazione a tutti gli effetti per la parte esterna di Caltagirone che dà sulla piana. Ma noi ci saremmo potuti evitare, ma stiamo facendo un discorso che non produce Guarda. niente. Non può produrre niente. Era una desiderata per non avere i calanchi tagliati in due parti, mi segue, con la via di fuga e con quest'altra striscia di cemento aerea, per
Probabilmente si poteva fare, con un po' di buona volontà si poteva fare. Ecco, ma torniamo al nostro. Senta, ma qual è stato la motivazione dell'intervento della magistratura? La motivazione data ufficialmente è quello che ci sono stati dei subappalti affidati sotto i 140.000 euro, che non prevede l'antimafia, non prevede la supervisione da parte della prefettura, ad imprese che hanno un odore di mafia o che Che sono erano in odore di mafia. Ma possono, può essere collegato, è un'idea, diciamo così. Lei ricorderà che diversi mesi fa ci furono attentati al cantiere giù, la zona del mercato ortofrutticolo, non so come si chiama la zona, Molona. no? Molona, perfetto. Ci furono degli attentati, mezzi incendiati e quant'altro. Può esserci un'attenzione, ci fu un'azione anche dei sindacati per salvaguardare e tutelare il cantiere e quindi anche il lavoro, diciamo. Questo Può avere dovrebbe attinenza? chiedere No, io non sto chiedendo, sto dicendo come. agli organi d'inchiesta, perché sino Perché poi ad ora non è successo più non niente, hanno giusto? collegato, no, non Non hanno è collegato a successo più questo. niente da quella volta. Quella volta i sindacati hanno preso posizione nei confronti di chi perpetrava questi atti, dicendo che non potevamo essere il mezzogiorno del mezzogiorno all'interno della Appunto. Sicilia, dove ogni cosa che si doveva fare doveva avere un costo, si doveva pagare una penale. Abbiamo fatto quell'azione là, adesso ci troviamo in un'altra azione da parte della magistratura che non danno segnali, non danno Che ci indicazioni possa essere di correlazione collegamento su tra uno e questa l'altro, e cosa. stiamo gestendo questa sempre per cercare di salvaguardare quel piccolo fetta di Di occupazione. occupazione che c'è. Che Perché se teniamo conto che sono 80 gli operai non locali che sono lavorano pochi, nel non sono cantiere, pochi. una cinquantina saranno di Caltagirone, in un momento di crisi come questa che sta avendo il Sarebbe una settore della batosta. costruzione, sarebbe proprio a mettere in ginocchio il settore. Caltagirone, San Michele, Mirabella, voglio Sì, dire. 80 Cioè, complessivamente è comprensorio, ma complessivamente. cinquantina sono proprio di Caltagirone città. Vabbè, ma voglio dire, stiamo parlando del Calatino, quindi Sì. sono 80 famiglie, diciamo, per cui potrei, se dovesse, Dio ce ne scansi e ce ne libere, arrivare una sospensiva o il blocco del cantiere, è chiaro che sarebbe un grovissimo Sarebbe un danno gravissimo danno per le questo. famiglie che in questo momento Certo, hanno il loro ma per tutta sostentamento da questo l'economia, parte dai. del Cioè, lavoro. della sera in capo bagnato ci chiodo. Ma abbiamo una classe politica che fa bene il suo lavoro, quindi Infatti, siamo preoccupati per questo. Va bene, quindi lei ci ha assicurato, almeno al momento il sindacato ha avuto assicurazione che non ci dovrebbe essere blocco del lavoro del cantiere, per cui tutto dovrebbe procedere. Nel contempo la magistratura fa il suo percorso per le iniziative che ha intrapreso, ma questo non dovrebbe toccare appunto l'appalto, i lavori che si stanno espletando per su le questo punto. notizie date ufficialmente sino ad oggi è così. Fino Si ad oggi così. Speriamo domani che sia continua sempre su un questa giorno strada. positivo, diciamo, in questo senso. La vedo un po' giù, cos'è? Lei conosce questo parco che sarà inaugurato domani? Ne ho visto qualcosa su Lei internet, della CISL, collegandomi con Google, ho le visto tutto il lavoro che piace? hanno Le fatto. piace? Ma guardi, allora, noi siamo un popolo che critichiamo quando gli altri realizzano qualcosa. E perché? Cioè, E poi noi no, ma io lo sto possibilmente dicendo in positivo. non cerchiamo di realizzare niente. Allora, un'area attrezzata nel Bosco di Santo Pietro non diventa altro che un momento di svago, di relax per le Certo. famiglie che decidono di trascorrere una domenica fuori dalle mura domestiche o fuori dal cemento della città, in libertà e tra la natura con i propri figli o con i propri parenti o amici che siano. Quindi credo che sia una bellissima iniziativa, poi se ne sta alla cultura dei cittadini che lo usufruiranno, fare in modo di Mantenerselo, mantenerlo certo. nelle ottime condizioni, in modo tale che potrà essere fruito nel tempo, cose che realmente parlando tra di noi succedono molto ma molto raramente No, ma io in Sicilia. non per niente ho detto alla segretaria, ecco, c'è la forestale che la gestisce, cioè Certo, c'è l'occhio attento di qualcuno o è lasciato là sì. No, 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 al pubblico ludibrio? Ecco, questo voglio no. No, dire. Ci no, no. sarà sempre una Certo, ci presenza, mancherebbe ecco. altro, gli operai a Lui. tempo Com'è il Parco indeterminato, ci Ronza, tutto mancherebbe. sommato? Il Parco Ronza Perfetto, è sì. presidiato, diciamo, ecco. E quindi è ben mantenuto. Naturalmente la Amico presenza. Parelli, non le ho fatto queste. Non stavo criticando. L'ho per coinvolgerlo nel discorso, nulla di Tra più. l'altro San Michele di Canseria, Montagna di Canseria, c'è La anche montagna, lì beh certo, là già c'è un'area attrezzata qualcosa, anche molto bella, c'è, realizzata sempre dai lavoratori della forestale. là Sì, dovremmo anche lì. recuperare quel percorso lineare
della Caltagirone San Michele di Canzeria. Questo dovremmo... Parla della pista ciclabile? Della pista ciclabile. Ah. Ma quella, io lo chiamo parco lineare, quella, architettonicamente mi piace. Di quella che avete distrutto per rifare l'acquedotto per Caltagirone? No, diciamo che la frana se n'è cagata. La frana ha ceduto e l'ha interrotto. Ci sono delle piogge, lei ricorda male. Sì. Io sono più attento a questa cosa. Sicuramente, sì. Ci furono delle frane, sì, sicuramente. Mi ricordo per... Ma io auspico che là ci possa essere un interesse, anche in questo senso, per recuperarlo, perché non può restare così, voglio dire, e rilanciarlo con una fruizione sì, più assidua. Oggi più che mai che c'è questo boom delle biciclette, Sì. Potrebbe essere, ma sì. Sai qual è la cosa strana? Che la pista ciclabile di cui parla lei è inserita in molte guide turistiche per quanto riguarda i percorsi ciclistici, e molti turisti arrivano qua con la cartina in mano per poterlo percorrere, ma non è Benedetto, io sto sollecitando a voi, che vi siete anche cointestati questa realizzazione e avete fatto benissimo, ecco, che possiate essere di stimolo, perché appunto anche queste le guide turistiche, io lo so, mi è stato fatto rilevare, ed è un peccato. Voglio dire, non è che ci vogliono cifre enormi, credo, e poi la politica non spende tanto, ma nel contempo con questi cantieri di lavoro che sono, si potrebbero mettere in atto anche delle riparazioni. Ma voglio dire, l'ho lanciata così l'idea. No, ma ha fatto bene a lanciarlo, perché tra l'altro, se posso inserire, ecco, l'articolo 25 della legge regionale numero 9 del 15 maggio, in sostanza la finanziaria, prevede, ecco, un diverso finalmente utilizzo del lavoratore forestale, che non deve, ecco, limitarsi più a quello che lavora all'interno del bosco, bensì anche a lavori di pubblica utilità, così come potrebbe essere la manutenzione dei bordi stradali. Con l'assessore Amarudi Gran Michele. Sì, esattamente, sì. Quindi un diverso utilizzo, tra l'altro sempre dietro nostra sollecitazione, è stato richiesto, c'è la possibilità da parte dei comuni di richiedere l'utilizzo dei lavoratori forestali proprio per migliorare il verde pubblico, il verde nelle scuole, i bordi stradali, gli argini dei torrenti. Diciamo che il lavoro realmente non manca, manca semmai, ecco, la capacità, le competenze, la bravura nel reperire i soldi, mancano i soldi, è vero, però diciamo che il lavoro in sé per sé, ecco, c'è tanto da fare, tra cui sicuramente potrebbe essere anche, ecco, un ottimo, ma sicuramente parlando... Siamo sulla stessa lunghezza d'onda comunque, dai... Guardi, il settore edile, nella sua disgrazia, che è quella della crisi attualmente che sta vivendo il Paese, ne ha altre che sono quelle dovute alle amministrazioni o a chi amministra che non sono capaci di portare avanti alcuni discorsi. Se apriamo questo argomento ci perdiamo però. No, e a me mi interessava e mi preme un argomento che ho trattato diverse volte, ho portato anche a livello regionale ai miei vertici e quant'altro. È quello delle sanatorie fatte con l'ultima legge da parte di Berlusconi, ancora in cui la regione autodenunciati, tutti avete pagato, dove ancora la regione non intende portare avanti questo discorso qua per salvare qualche migliaia di speculatori che sulle coste hanno fatto quello che hanno combinato. Questo darebbe una valvola di sfogo al settore delle costruzioni che non sarebbe indifferente. Perché un calcolo fatto così approssimativamente su Caltagirone avremmo circa 500 microcantieri. Ne abbiamo parlato spessissime volte, non è mai abbastanza per sollecitare sempre questo argomento. E pensare che c'è gente che ha pagato già la sanatoria, c'è gente che si è autodenunciata e teoricamente al danno si potrebbe aggiungere la beffa, no? Come gli immigrati che sono stati indagati per voglio dire. E chi è morto al generale di Stato. No, perché diventa tragico. Ma sono d'accordo con lei, se la regione in un momento di crisi liberasse, sbloccasse questo, quanto lavoro edile ci sarebbe che si potrebbe ma non aprire è soltanto, in tutta la Sicilia? Allora, l'edilizia non è soltanto un lavoro a se stesso dove lavora il lavoratore edile, ma l'edilizia ha un indotto, soprattutto quello residenziale, che mette in moto un quarto dell'economia italiana, perché in un'abitazione che si completa, si ristruttura quant'altro, entra l'edile, entra l'idraulico, entra il falegname, entra il fabbro, faccio la domanda carogna,
Perché secondo lei la politica ancora non si attiva per questa sanatoria, avendo acquisito i quattrini e compagnia? Perché non si muove? Perché ha altri interessi rispetto a quelli dei Quali cittadini? sono gli interessi? L'ho detto Perché poco fa, ai cittadini li ha fatti salvaguardare, pagare, li ha allora, fatti autodenunciare. salvaguardare quello che sono delle alcune speculazioni che sono venute sulle coste. Che Perché riguardano gli stessi. a livello regionale basta scindere la sanatoria delle coste che è stata fatta in Sicilia con quella sanatoria che è prevista dal governo nazionale, quindi basterebbe recepirla per permettere ai cittadini di fare quello che devono fare. Però siccome dobbiamo salvare altre cose assieme a quello, che d'altronde è un'usanza italiana, mettere nel calderone tutto e di più, allora noi teniamo ferme migliaia e migliaia di persone in Sicilia che si sono autodenunciate, come dice lei, per un abuso commesso negli anni, perché dovremmo trovare un modo come salvaguardare quelle persone là, mentre quelle persone andrebbero Cioè, traduco denunciate. io in volgare. Diciamo che ci sono alcuni colletti bianchi, deputati, politici o meno, che hanno le case abusive costruite praticamente sul mare. Questo è il In aree concetto. protette. In aree protette. Peggio Oh, io ce n'ho un esempio nel Ragusano vicino Scicli, no? C'è un'indagine della magistratura. Bella zona di Quello è mare. uno, per esempio, no? Sì. Vabbè, questo è il discorso. Aspettiamo, vediamo un pochettino. Crocetta non dovrebbe avere case costruite, no, non mi risulta che ne ha, per cui che so, chissà che non spunti qualche giorno. Allora, Angela Tasca, parlavamo prima un flash soltanto, gli stipendi dei comunali, della pubblica amministrazione a Caltagirone in particolare, anche se è un problema che accomuna un po' altri, però noi, io so che tu sei stata vicino agli assistenti sociali, ecco, a che punto siamo? Tutto Allora, no, assistenti tranquillizzato? sociali, Come si no, no, chiamano? Come si assolutissimamente. chiamano? Assistenti igienico Genero personale per personale, alunni perdono. A che punto è il problema? Tutto risolto, non se ne parla più. Hanno No, pigliato no, tutte le non. spettanze così come gli aveva promesso il sindaco e ora tutto è ritornato tranquillo e sereno, mi Diciamo pare, che la vicenda non è ancora tornata tranquilla in me, mi piacerebbe poterlo dire, però purtroppo non è tornata no? No. tranquilla. Il servizio sicuramente è ripartito, però ecco, ci So che sono a fine stati. ottobre ci sarà una nuova gara. No, ancora non è stato stabilito, sinceramente. Se vogliamo riprendere tutta la storia, No, no, purtroppo la facciamo un'altra semplicemente no, volta. io devo dare atto comunque, ecco, all'assessorato servizi sociali della persona dell'assessore Massimo Favaro, ecco, la piena disponibilità, quello che sono gli incontri e la correttezza. No, su questo le cose che bisogna dire, lo sai che io non. Ecco, sono molto, molto diretta. Fino a stasera, ecco, ci siamo incontrati e ci rincontreremo la prossima settimana. Il discorso è questo: il sistema attualmente in vigore, che è stato attuato per 10 anni facendo ricorso all'assegno di servizio, quindi un servizio essenziale a cui compete di competenze del comune, gestito attualmente con l'assegno di servizio, ovvero l'amministrazione che dà questi soldi, ecco, detto in maniera molto semplice, alle famiglie che a sua volta pagano l'assistente. Questo sistema, per vari motivi, non lo devo dire io, ecco, secondo me dovrebbe continuare così e questa è stata la nostra richiesta e questa sarà continuamente la nostra richiesta perché è un sistema, al mio avviso, per questo dico, ci confrontiamo con l'assessorato, con le persone, abbiamo punti di vista diversi. Naturalmente a lui spetta il compito di amministrare, di fare le sue scelte amministrative. Io ritengo che questo tipo di sistema è un sistema efficiente, perché lo è stato per 10 anni, perché c'è questo contatto diretto tra amministrazione che dà questi soldi, sa chi li dà, sa la famiglia gestisce, sceglie l'operatore a cui affidare il figlio. Stiamo parlando di alunni disabili, quindi non è una situazione tranquilla nella normalità, quindi alunni disabili che devono ricevere una prestazione da una persona di cui hanno fiducia, ma non soltanto le famiglie, ma ci deve essere l'accettazione da parte del bambino. Questo sistema, ecco, da parte dell'amministrazione,
non va bene, stanno valutando, per questo sto dicendo, ecco, ancora non è stato deciso quale altra forma da poter realizzare. Ci incontreremo la prossima settimana, qui ci sarà un tavolo tecnico. Attualmente le assistenti, il servizio è partito, quindi è partito regolarmente con un'assunzione fino al 31 di ottobre. Che è prorogabile, quindi Dunque ci non è sarà una definitivo, gara. E semmai poi ci dopo ci aggiorniamo. sarà la gara. Per fare una nuova assunzione. Quello può Sì, ma essere, quando è parlate una con pensione. l'assessore o con gli assessorati, è vero che ci sono i vetri anti sfondamento? Perché ho saputo che in Sì, ma loro assessorato, hanno la fortuna di parlare con gli assessori. avete questo problema. Cioè, voi parlate deviso, non avete No, no, lo no, 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 specchio no, no, grosso no, 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 antisfondamento? assolutissimamente. No, No? No. no, 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 no. È la Barelli cosa che bisogna dire. La prossima voleva settimana ci si aggiorneremo, aggiorna, ecco, va bene. perché ecco, la decisione ancora non è stata. Una delle intenzioni era sicuramente quella di fare una gara d'appalto, ok? Però ancora, prossima settimana ci ritroveremo e aggiorneremo la Barelli, voleva dire una situazione. cosa velocissimamente. No, io volevo Dobbiamo chiudere. Raccomandarmi alla collega perché abbiamo una serie di richieste di incontro fatte all'amministrazione su un protocollo d'intesa per quanto riguarda i lavori pubblici e quant'altro, a noi non ci ricevono. Quindi se lei ha questa, Quale comune stiamo parlando? quello del Calatino, Caltagirone, Ah, ecco, quello. quel comune Se lo là. trovo allora me lo faccio sapere. Quindi se lei ha questo filo magari ci No, io aiuta. no, io No, stavo sto parlando della chiedendo. collega, mi raccomando, Perfetto, alla sono collega in modo d'accordo. tale che. No, sono d'accordo. Va bene, È allora finito? ricordiamo No, domani mattina alle 10:30. Ah, la domani mattina manifestazione di la domani sera. manifestazione, la cosa più Sì, importante sì. è di altro tenore, sì, a seguito della strage di quello che è successo, ecco, Lampedusa. nelle Lampedusa, il mondo del lavoro, ecco, ha deciso di mobilitarsi e questo avverrà nella giornata sempre di domani, Venerdì venerdì alle ore 11. CGIL, alle CISL e 11 di UIL, mattina. scusate, giorno 11, purtroppo la stanchezza si fa sentire, risentire. Venerdì, giorno 11, alle ore 19 in piazza Municipio. Avevamo richiesto, ecco, che purtroppo è stato lì negato, bisogna dirlo anche lì, la possibilità di fare un corteo che partisse dal piazzale del Tribunale per arrivare Perché è fino a stato piazza. È vietato? stato negato con il discorso che non è possibile pagare gli straordinari, ordini di servizio per i vigili urbani, eccetera. Quindi questa è una cosa molto grave anche perché queste manifestazioni che colpiscono la sensibilità Certo. comune E vabbè, vuol non dire avvengono, che, non ma è avvengono ogni sempre giorno. quell'amministrazione di cui Sì, sempre dicevamo quell'amministrazione, cercasi. sempre quell'amministrazione, Ok, quell'amministrazione. vabbè. Io naturalmente ho parlato di un settore e No, bisogna ma non so dire che quando la CISL se ha lei è d'accordo, chiamato possiamo fare anche. noi l'ordine pubblico, ci mettiamo la faccetta al Ma credo che braccio, sia perché non ci quindi, voleva e niente. risparmiamo su quelle che Voglio dire, sono per una le cosa del spese genere, della credo che pubblica le associazioni di amministrazione. volontariato praticamente si sarebbero prestate, non c'era Fatelo. bisogno, diciamo, giusto? Infatti. Voglio Sì, dire, purtroppo per quindi. le stupidità e più cretinate si fanno, Sì, no, vabbè, lo lasciamo ribadisco, perdere. no, ma ha ragione, vede, Vergogna, bisogna dire vergogna, le cose come stanno, vergogna, quindi in vergogna. questo caso è stato negato la possibilità di effettuare un corteo adducendo il discorso di straordinario e di ordine di servizio dei vigili urbani ed è Certo. una cosa grave. Se lei mi dice, ecco, per quanto riguarda i servizi sociali, gli posso anche dire che il comune di Caltagirone, felice non me ne abbia, ecco, magari sono assessorato, io non ho a che fare con il suo assessorato No, no, gli sto chiedendo di raccomandarmi, non se ne ha qualcosa. di riferimento. Sono partite l'avviso pubblico per quanto riguarda i PAC, si trattano di risorse che per il distretto 13 di Caltagirone, stiamo parlando di 773 mila euro, a cui gli anziani superiori non autosufficienti di età superiore a 65 anni possono richiedere servizi di assistenza domiciliare, contributi per l'adattamento e trasformazione Questo di ne ausili. parliamo dopo. Ok, quindi voglio dire, i PACI, ad esempio, è un esempio in cui, a differenza di tanti altri comuni, tra l'altro, ad esempio, il comune di Agireale non lo ha neanche attivato. Questa è una cosa grave, dal momento in cui ci sono soldi della comunità europea e il comune non si attiva per prendere, per Forse solo questo, utilizzarle, eccetera. forse solo Questa è una questo. cosa grave, però Ma bisogna poi si consuma dare benzina.
sul tachimetro della macchina spuntano e scattano i chilometri. Voglio dire, bisogna economizzare. Guarda, no, per carità, no, soltanto due secondi ancora, devo andare. Tardi. Sì, per quanto riguarda ecco, la mobilitazione di domani sera. Domani sera alle ore 19 in piazza Municipio. In piazza a Municipio. A solidarizzare con la tragedia. Non è soltanto a solidarizzare perché CGL e CISL e UIL avanzeranno subito dopo ecco, questi cortei che si effettueranno in tutti i capoluoghi della Sicilia, quattro proposte che verranno presentate ai prefetti. Di riferimento, ovvero un sistema di accoglienza che non sia quello che attualmente è in vigore, quindi un piano efficace sul sistema di accoglienza, l'istituzione di corridoi umanitari per quanto riguarda i profughi dalle guerre, la riforma della legislazione in materia degli immigrati e sicuramente contrastare in tutti i modi quello che è la tratta di persone. Sapere che negli ultimi anni più di 20.000 persone hanno perso la vita per fuggire, non per venire in vacanza in Italia, ecco, bensì per fuggire da per poter vivere ecco, da situazioni di persecuzione e di guerra. Quindi l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di mobilitazione. Ecco. Quindi l'appuntamento domani sera alle ore 19 in piazza Municipio a Caltagirone, organizzato dalle tre organizzazioni sindacali. Non si può effettuare il corteo così come era nella desiderata degli organizzatori attraverso la città di Caltagirone, perché la stessa città di Caltagirone non è in grado di garantire praticamente alcunché per lo svolgimento di un pacifico corteo che probabilmente tra gli scout, i volontariati, l'associazione Astra e compagnia non ripeteranno. Vabbè, ma voglio dire, grazie per essere stato qui con noi, grazie ad Angela Tasca, segretaria della CISL del Calatino, e Felice Barelli della Filca CISL Edili del Calatino. Grazie. Chiudiamo questa serata, questa trasmissione, vi ringrazio per la cortese attenzione. Gli appuntamenti per domani mattina, appunto alle 10:30 incontrata Molara dopo l'incrocio di Ponte Gallo per andare a Santo Pietro sulla Caltagirone Mare a 4 km sulla sinistra per l'inaugurazione di questo punto di raccolta, diciamo, ecco, di animazione all'interno del bosco di Santo Pietro, ecco, parco attrezzato. Domani mattina alle 10:30 e poi domani sera alle ore 19 in piazza Municipio a Caltagirone per una manifestazione di solidarietà per questi accadimenti nel Mediterraneo che vedono protagonista l'isola di Lampedusa con tutte le tragedie, con i racconti veramente che viene da accapponare la pelle. Se leggete il resoconto sul Corriere della Sera praticamente di alcuni che stanno effettuando le immersioni, c'è veramente da restare rabbrividiti. Va bene, grazie, buon proseguimento, buona serata.